Benvenuti! Ben ritrovati, questo è sempre Babylon. Sì, credo l'abbiano capito. Cioè, Tutto ci sono più ciò. qualche riferimento c'è. Io voglio ripeterlo, però ancora. Tutto ciò che non trovate nel palinsesto di Radio Cooperativa Italia finisce qua, Lo trovate a nella Babylon, sì. nostra Babele. Speriamo che non faccia la stessa fine, lo ripetiamo sempre anche questo, però Ci insomma piace è come gag. necessario. Contenitore di cultura, cinema, teatro, musica e tutto quello, insomma anche letteratura. Oggi è dedicato ai festival. Dedicato ai festival che ripartono, la fase 3 forse riguarderà anche i festival. Questo è un festival che abbiamo, che ho seguito, insomma, e di cui abbiamo parlato in qualche occasione, e riparte in una formula completamente nuova, nonostante una lunga tradizione. Vediamo come e ci ritroviamo tra poco qui. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi che abbiamo in collegamento con noi. La presidente e la co-direttrice dello Shorts International Film Festival, Chiara Valenti Omero, benvenuta. Benvenuta presidente, mi sembra anche il Grazie, caso. grazie. E il co-direttore del festival, il critico, giornalista e critico cinematografico Maurizio Di Rienzo. Benvenuti entrambi. Buonasera. Buonasera a voi. Bene, grazie. Allora, si svolgerà questa edizione dal 4 al 12 luglio, dopo lunghi travagli, perché con la Presidente Omero abbiamo avuto modo di parlarne nel corso di questi mesi, settimane, quarantene, non quarantene. Io la prima domanda che voglio farvi è proprio come si porta un festival di una tradizione così lunga, perché ricordiamo che giunge alla 21ª edizione quest'anno, lo Shorts International Film Festival di Trieste. Come si porta una tradizione del genere online, in una formula quindi completamente diversa rispetto al passato? Ma innanzitutto devo dire che mi avete fatto venire qualche lacrimuccia quasi, perché insomma un po' di nostalgia su queste immagini a tradimento dello scorso anno, insomma ci fa capire quello ma non si può neanche dire quello che stiamo perdendo, quello che sarà effettivamente diverso quest'anno. Come si fa? Si fa con un lavoro veramente molto, molto impegnativo perché sì, lei lo diceva bene, insomma, ci siamo sentiti nel lockdown per altri motivi, anche per le situazioni dei festival in Italia, Sì, come ricordo che la Presidente altri. Omero è anche Presidente dell'AFIC, l'Associazione Festival Italiani di Cinema. Quindi, insomma, come si fa? Noi ci siamo ritrovati a metà maggio con la notizia ufficiale e definitiva da parte del comune che non avrebbero potuto allestire la piazza, i luoghi dove normalmente il festival si teneva. Per cui quella era la deadline oltre la quale chiaramente organizzare un festival come il nostro, che non è che si organizza in una settimana o in 10 giorni, ecco, ha bisogno di tempi molto lunghi di preparazione, ecco, quello era il tempo massimo oltre il quale non poter andare. Quindi abbiamo preso questa decisione. E adesso è da un mese e mezzo, ovviamente la selezione era già quasi completamente chiusa, perché non dimentichiamo che noi è dalla fine dello scorso anno, del festival dello scorso anno, che lavoriamo alla nuova edizione, cioè preparare un festival è un lavoro che dura 12 anni, 12 mesi, 12 anni, 12 mesi, Talvolta non è un possono sembrare lavoro. anni, in effetti, sì. Esatto, 12 anni schiavi, 12 anni 12 anni schiavi. schiavi, esatto. Per cui, ecco, sì, lo stiamo facendo con grande impegno, con grande fatica, ma anche, oserei dire, come una sfida, ecco, con uno sguardo per il futuro, perché io sono convinta che da questa esperienza, drammatica per molti, dobbiamo comunque trarre qualcosa di positivo per gli anni a venire. Quindi intanto portiamo a casa questa edizione che non era così scontato riuscire a fare. E io anzi colgo l'occasione veramente per ringraziare tutti i
i miei collaboratori, perché si stanno dando da fare tantissimo in una modalità totalmente diversa dal solito. Ecco, diciamo che non potersi vedere neanche nella fase di preparazione, se non così a distanza, come ci vediamo oggi, io a Trieste, Maurizio a Roma, seppur facendo così. Infatti la domanda sorge un po' spontanea: come siete riusciti a preparare proprio il festival online, in una modalità che peraltro non conoscevate neanche? A livello proprio logistico, cioè, viene da chiedere. Sì. A livello logistico risponderà la Triestina, perché chiaramente molta della logistica è su. Sì, diciamo che la regia, insomma, e lo dico a voi che fate regia seppur televisiva, ma insomma è... con collegamenti a distanza, la regia è sicuramente impegnativa. Ovviamente, vabbè, il festival va su mymovies.it, per cui è una piattaforma, insomma, consolidata, che sta già si è già rodata con il Biografilm e adesso si roderà con ulteriormente, prima di noi, anche con il Far East, per cui diciamo che arriviamo buoni terzi con quindi insomma un'esperienza alle spalle importante, e anche credo una creazione di un pubblico un po' diverso, sicuramente diverso dal solito, no? Da un punto di vista del collegamento con i collaboratori, vabbè, insomma, non è una novità lavorare a distanza fino all'ultimo. Ecco, quello che mancherà sarà il contatto, chiaramente, nella settimana, nei 9 giorni di festival, per cui ci stiamo un po' chiedendo effettivamente che cosa faremo in quelle giornate, perché sembra tutto così già non confezionato, perché ovviamente ci saranno le dirette, ci saranno tantissime cose da gestire man mano che le giornate vanno avanti, però diciamo che è un'esperienza nuova, Sì, io potrei aggiungere che... Sì. Prego. Ah, grazie. No, rispondendo appunto alla domanda, in qualche modo completandola da un punto di vista, lo dico con autoironia, anche romanocentrico, e pensando a questi mesi mi rendo conto che non è solo il discorso di essere stati sul divano per 2-3 mesi, di più di meno, a vedersi di tutto e di più, o a lavorare smart working, lavorando in un altro modo, un po' più accentuato, ma sicuramente in un altro modo. E che credo, e come testimoniano anche le aperture centellinate delle sale cinematografiche, il problema della stagione dei festival, i problemi che sta cercando di risolvere la Mostra del Cinema di Venezia, che ha l'obbligo di essere fisica, ma fino a quanto e in che maniera, ecco, che ci pongono di fronte a vari bivi, e i nostri bivi sono stati tutti presi al volo con questa decisione, che significa caratterizzare l'online e soprattutto il live online, cioè la diretta sulla piattaforma MyMovies di molte proiezioni ovviamente, e anche incontri, masterclass, concorsi, conferenze, ci saranno sicuramente. E quindi prepararsi anche ad avere delle cose però già incamerate, già registrate, che riguardano alcuni registi stranieri, alcuni film. Insomma, non è un ibrido, per chiudere, è veramente un qualcosa di diverso e di nuovo, che richiede però una sorta di lavoro da orchestra, veramente sintonici tutti quanti. Quindi è comunque una cosa che andrà in diretta, non possiamo dire che l'abbiamo già fatta, la stiamo prefacendo. Andiamo allora proprio a capire come si articolano le sezioni del festival, come è composto, sì. Facciamolo proprio capire ai nostri telespettatori, insomma, quante ne ospita l'edizione online, almeno parlando delle sezioni. Particolarmente ricca anche quest'anno, a livello anche di provenienze geografiche, perché avete veramente raccolto una serie di lavori da tutto il mondo. Sì, beh, non è nulla di diverso dal solito, devo dire che da questo punto di vista siamo riusciti a mantenere la qualità, i numeri, forse un pelino inferiori, anzi sì, sicuramente, insomma, soprattutto sul concorso dei cortometraggi, però ce ne sono comunque più di 60 in concorso, quindi insomma è un buon numero. Le sezioni sono mantenute tutte, c'è la sezione maremetraggio, che è quella dedicata ai corti, che provengono appunto da tutto il mondo.
C'è la sezione Nuove Impronte, che quest'anno si è lungometraggi non solo italiani da quest'anno, ma anche internazionali, e qui tra l'altro quest'anno abbiamo la grande gioia di poter presentare un'anteprima mondiale, due anteprime italiane di tre lungometraggi appunto stranieri. Poi abbiamo un'altra sezione dedicata ai cortometraggi che sposano in un qualche modo la tecnologia, soprattutto se applicata alla quotidianità, insomma, della sezione ESOF, e la sezione dedicata a quella che amo di più, lasciatemelo dire in questo momento, soprattutto ai bambini e ai ragazzi. Quindi è tutto confermato. Ecco, paradossalmente l'unica cosa che non è confermata quest'anno è la sezione dedicata ai cortometraggi VR, che non abbiamo proprio voluto fare nel modo in cui ci è stato proposto, perché siamo molto legati alla proposta che invece in questi tre anni passati abbiamo fatto con un momento di proiezione collettiva, seppur individuale. Ecco, in questo momento avere le persone disposte a indossare l'Oculus non è così scontato, non è un po' problematico, eccetera. Per cui questa è l'unica sezione che abbiamo congelato e abbiamo rimandato al prossimo anno. Certo, la realtà... scusate, no, volevo solo dire una cosa sulla realtà virtuale, che è una nuova frontiera della visione a 360 gradi, con cortometraggi girati con apposita tecnica, in cui l'Italia è abbastanza all'avanguardia, e il Festival di Trieste è stato il secondo dopo la Mostra di Venezia a mettere in campo questo tipo di sguardo, è il caso di dire, però paradossalmente, pur essendo la più moderna e la più avveniristica anche forma di narrazione, abbiamo dovuto rinunciarci perché prevede assolutamente la presenza fisica di persone che con i 20-25 visori in una stanza grande vedano nello stesso momento il film in maniera diversa, ciascuno per come lo vuole vedere, su poltrone girevoli, eccetera. Peccato. Quindi questo era solo per precisare che la VR per noi è veramente molto importante. Ci è dispiaciuto, ma la realtà dei fatti è questa. Io volevo fare una domanda sulla sezione preferita della Presidente, o perlomeno più cara, che è quella appunto dedicata ai bambini, che Shorts sono protagonisti. Kids e Shorts Teens. Sono addirittura inseriti in regia, in due diverse... In giuria, perdonatemi. Sì. Sì, e com'è lo sguardo allora delle nuove generazioni, ci siamo chiesti? Ma sì, i pomeriggi saranno due pomeriggi, cioè questo viene replicato esattamente come l'abbiamo sempre fatto anche dal vivo. Ecco, noi sono già svariati anni che abbiamo la giuria che si sdoppia appunto in due fasce di età, dai 6 ai 10, dagli 11 ai 15 anni. E ogni anno abbiamo una media di 100-150 iscrizioni per ogni gruppo di kids o teens. Quest'anno la differenza è che i ragazzi, ahimè, vedranno i film non più in una sala, nella sala che stiamo vedendo peraltro, nel Teatro Miela, tutti quanti assieme, ma li vedranno ognuno a casa propria. Ecco, io devo dire che temevo un po' la risposta, invece stiamo registrando tantissime iscrizioni, siamo già arrivati a più di 150 con tra teens, no, più di 150 solo di teens, per dire la verità. I kids sono un po' meno, però insomma è anche vero che quest'anno, e questa diciamo che è un'opportunità in più, la giuria può essere allargata non più solo ai ragazzi e ai bambini di Trieste e dintorni, ma ai bambini e ai ragazzi di tutta Italia. Quindi in virtù di questo io mi aspetto veramente un'affluenza importante. Spero che i ragazzi e i genitori, o perché no, anche i centri estivi, perché potrebbe anche essere carino che un centro estivo, se ha i ragazzi nella loro sede, quel pomeriggio organizzi una proiezione collettiva, insomma, per tutti quanti. Quindi i ragazzi e i bambini partecipano sempre moltissimo, e devo dire che il nostro è un percorso che generalmente si sviluppa anche durante l'anno scolastico, per cui noi portiamo sempre avanti un progetto che si chiama Cinema in Corsivo, che viene fatto appunto un progetto di didattica nelle scuole, che viene fatto alle elementari e alle medie, ossia
scuole di primo e secondo grado, e quindi alla fine di solito quella che è la giuria è composta da ragazzi, in buona parte da ragazzi che hanno seguito un percorso per capire come arrivare all'essere giurato, ecco. Quindi sono molto consapevoli di quello che stanno facendo. Il premio è sempre un premio molto gradito anche dai registi, che di solito sono poi nostri ospiti, ed è sempre molto partecipato. Quindi ecco, diciamo che questa è una delle sezioni che quest'anno, per le quali quest'anno mi aspetto un balzo in avanti. Uno sguardo al futuro, come dicevo anche all'inizio, confermato anche da questa rinnovata, insomma, esperienza delle due giurie affidate ai più giovani, che in qualche modo è tipico della natura del cortometraggio. Io qua volevo proprio una riflessione da parte di Rienzo. Cioè, il cortometraggio da sempre comunque ha per la sua propria funzione quella di portare il cinema verso strade nuove attraverso la sperimentazione nella durata, nei linguaggi, nelle forme narrative. E questa è qualcosa di cui il cinema ha particolarmente bisogno oggi, cioè nel periodo particolare che stiamo attraversando? Si parla tanto di cominciare a ragionare magari su modi diversi di fare cinema per motivi contingenti, ma anche per uno sguardo appunto al futuro, a quello che sarà dopo la pandemia. In mente anche le serie TV, devo dirti. Anche le serie TV, certo. Il paragone proprio con il corto, spesso lo abbiamo fatto. Quindi sì, vale la domanda di Piercarlo. Argomento da convegno, bene, sarò sì. Allora, no. Le serie TV, alcune sitcom che hanno anche successo, non solo in Italia, appunto anche sitcom americane, eccetera, non quelle con gli applausi finti, proprio racconti brevi, 20-22 minuti, sono ormai piccoli sguardi di cinema. In Italia credo si realizzino 900 cortometraggi all'anno, il cui confine alle volte con il video, con la videoarte, con la sperimentazione, col corto d'autore, cioè tutti i confini molto labili, con la narrazione pura e semplice, l'animazione anche, certo. Se ne fanno anche tanti di animazione. Però il problema del cortometraggio resta, anche questo un problema paradossale, perché il cinema è nato corto, evidentemente, Lumière e Méliès, però non poteva che nascere brevissimo, ma poi dopo i cortometraggi sono diventati, nell'epoca più recente, una forma di linguaggio a sé, articolato, e in alcune città, in alcune nazioni sono ben foraggiati produttivamente, si vedono non solo sui canali televisivi. In Italia è un po' più difficile, c'è qualcuno che fa da pioniere, da apripista, però non c'è una sistematizzazione della diffusione, della distribuzione del cortometraggio. È chiaro che l'online, il web, stiamo parlando perché noi andremo a fare un festival online, tutti abbiamo vissuto e viviamo sempre di più causa questa pandemia, evidentemente viviamo gli effetti dello stare isolati, ma anche di quelli della grande comunicazione globale, in questo senso attraverso il web. Molti cortometraggi hanno vita sul web, ci sono fenomeni nati sul web, su YouTube e non solo su YouTube, quindi il concetto di cortometraggio sta letteralmente cambiando, anche se ci sono dei festival che mantengono una struttura, chiamiamola classica, in cui ci sono i cortometraggi massimo di 20, 22, 25 minuti, dipende, che vengono ammessi in concorso, si fanno in tutto il mondo, perché molte scuole di cinema, anche il Centro Nazionale, il Centro Sperimentale di Cinematografia fa dei saggi 8, 9 all'anno e alcuni sono molto belli. Cioè, in sostanza, il cortometraggio resta un modo per approcciare il cinema, specie con le nuove tecniche digitali, apparentemente più semplice, più immediato e più alla tasca di tutti quelli che lo vogliono produrre. Il passaggio successivo, il farlo vedere, riuscire a farlo vedere, oltre che ai festival, perché di festival di cortometraggio ce ne sono questo anno, un po' meno per ovvi motivi che sappiamo, ma ce ne sono centinaia in Italia, festival e rassegne, quindi alla fine molta gente li vede, ma li vede gratis, non c'è un grande ritorno, quindi si innesta il meccanismo economico-finanziario in quello estetico-narrativo, cioè come una sorta di problema. Allora, cortometraggio sì, sempre e comunque, e la sezione maremetraggio, shorts lo testimonia, però nello stesso tempo io credo che anche in questo campo, e nell'animazione soprattutto, ci saranno degli sviluppi che riguardano la possibilità di fruirne e la possibilità di realizzarli. Perché chiudo dicendo che i famosi kids and teens
sono sempre più bravi a 2, 3, 4, 5 anni con tutti i device elettronici e sicuramente in qualche maniera fra una decina d'anni, se sopravviveremo a una serie di cose, fra una decina d'anni ci saranno dei bambini che realizzeranno dei cortometraggi per magari dedicati agli adulti. Cioè voglio dire che il cosiddetto cortometraggio, il film breve, vorrei che non fosse più paragonato al racconto letterario rispetto al romanzo che sarebbe il film o addirittura all'epica che sarebbe la serie televisiva, ma si parlasse di cortometraggio in un'altra maniera, visto che anche la realtà virtuale produce cortometraggi di per sé completamente diversi, come abbiamo detto qualche minuto fa. Quindi in questo momento il cortometraggio è popolarissimo, molto realizzato e paradossalmente relativamente poco visto. È la solita contraddizione italiana, però poi festival come Shorts è chiaro che si cerca di, come dire, colmare una lacuna. A questo proposito, sempre per la navigazione tra linguaggi e forme espressive diverse, un segnale viene anche dalla scelta del Premio Cinema del Presente di quest'anno, Saverio Costanzo. Saverio Costanzo che sarà uno dei tanti protagonisti degli incontri che comunque avete deciso di organizzare, seppur virtualmente. Anche qui ritorna la serie TV. Ah, sì, perché stiamo parlando di un regista che si è mosso con molta disinvoltura tra cinema e serialità televisiva, sì, e anche tra latitudini e longitudini diverse, perché lavora tranquillamente qui, lavora negli Stati Uniti, lavora un po' dove gli capita e dove può farlo e dove il suo talento è riconosciuto. Come siete arrivati alla sua scelta, alla sua designazione e insomma come poi si svolgeranno questi incontri? Sono incontri gratuiti peraltro, sì, ovviamente, previa perché si svolgono sul web, previa registrazione. Vi chiedo, lo erano anche prima gratuiti? Giusto una mia curiosità. Sì, sì, tutti, storicamente tutte le proiezioni, tutti gli incontri del festival sono stati gratuiti negli anni, ma anche per motivi logistici e legati proprio alle piazze, ai luoghi dove il festival si svolgeva, si svolgerà in futuro. Ma io lascio la parola a Maurizio su questa vostra domanda, volentieri. Ah, va bene, grazie. Saverio Costanzo, sì, l'anno scorso abbiamo fatto un altro tipo di scelta, ovviamente, ma in questo caso Saverio Costanzo rappresenta la capacità narrativa potente, forte, sensibile, con uno sguardo molto attento alla psicologia, ai corpi dei personaggi e anche molto al lato femminile dei personaggi, sì, no? Che ci è sembrato logico dare un premio a una persona che è ancora molto giovane, a 45 anni, e prima dell'Amica Geniale, delle prime due serie, aveva già realizzato la versione italiana della serie In Treatment, di origine israeliana e poi sviluppatasi in America. C'è uno psicanalista che era Sergio Castellitto con tanti pazienti che giravano attorno nelle sedute. E anche lì la psiche e il comportamento e l'assoluta modernità del suo linguaggio, rigoroso ma assolutamente aperto a tutti gli sviluppi che possono esserci in una narrativa complessa. Ecco che Saverio è stato capace, sin da Private, quando prese il Pardo d'Oro nel 2004 a Locarno, la storia di una pattuglia israeliana che entra nella casa di un intellettuale palestinese, di sua moglie e figli, e li tiene in qualche modo prigionieri, in scacco, in ostaggio, per un po'. Ecco che lui ha messo sempre mondi in contrasto e mondi l'uno a fianco all'altro, come La solitudine dei numeri primi, tratto da Paolo Giordano, come ha fatto in Angry Hearts, il film americano a cui forse lei faceva riferimento, che ha dato le due coppe Volpi a Venezia nel 2010, non vorrei sbagliare, al Baron Wacker e Adam Driver. Sì. E poi evidentemente anche in Memoria di me, che andò al Festival di Berlino, girato nell'isola di San Giorgio, in un monastero, tra vocazione, non vocazione e rapporti tra giovani uomini alla ricerca di una strada spirituale, soprattutto nella vita. Credo che a lui interessino i grandi temi, però non li tratta con magniloquenza, non li tratta affatto col distacco dell'autore, entra dentro nelle storie, le rielabora e anche nell'Amica Geniale, è riconosciuto universalmente, è riuscito a portare sullo schermo i libri di Elena Ferrante,
grazie al contributo produttivo, al contributo di artisti attorno a lui, per scene, fotografia, cose, quello che volete, agli attori straordinari di quel serbatoio inesauribile che è Napoli e la Campania per certi aspetti, però è riuscito a non tradire, come si suol dire, il romanzo, ma a rimetterlo a metterlo sul binario del vero cinema. Saverio Costanzo è una persona che evidentemente ha la capacità di stare nel presente anche quando racconta storie passate o storie che possono sì e no riguardarci, come può essere Private, come può essere stato persino Hungry Hearts. Insomma, ha una tale caratura e una tale capacità anche registica e drammaturgica che mi sembra un vero e proprio regista. Tornando al festival. E noi lo vedremo, sì, no, volevate sapere anche, ci sarà una masterclass il giovedì 9, vero Chiara? Giovedì sì. 9 luglio alle ore 18, significa una chiacchierata circa un'ora con lui e contiamo di aprire il microfono anche a chi si prenoterà. Tutta la tecnologia per fare questo la stiamo sviluppando e speriamo di riuscirci perfettamente. In diretta alle ore 18, il giovedì 9 luglio, Saverio Costanzo per una cosiddetta chiacchierata lezione di cinema. Volevo un po' in chiusura dare un'ultima quindi occhiata al festival con una lente in realtà da sopra e mi ha colpito moltissimo la dichiarazione della Presidente che nel comunicato stampa ha detto appunto di utilizzare questa edizione per capitalizzare in futuro quello che stiamo vivendo in questo periodo, che comunque ci lascerà qualcosa di positivo, inteso non in senso virulento, queste sono state le sue parole. Ecco, quindi la domanda è proprio questa: che cosa può lasciarci allora di positivo quello che stiamo vivendo adesso? Qual è la lezione in generale anche per il cinema di questo momento e che viene dal festival? Ma io credo che dell'edizione che stiamo preparando e che praticamente è già conclusa, perché poi è una cosa abbastanza usuale, quando si arriva a 10 giorni dall'inizio del festival già si comincia a pensare a quella dell'anno successivo e succede così anche quest'anno, seppur appunto con un'edizione totalmente diversa. Per quanto mi riguarda, credo che se ne avremo la forza, e intendo soprattutto la forza economica e finanziaria di fare un salto di questo tipo, potrebbe, adesso Maurizio credo che forse cadrà dalla sedia perché non ne abbiamo ancora parlato, però io sto riflettendo sul fatto che potrebbe avere un senso per il futuro avere una doppia versione, ossia, perché no? È ovvio che ognuno di noi ha voglia di tornare al pubblico, è ovvio che avere 1000 persone in piazza da vedere ogni sera sono una cosa diversa dall'averne tante di più online, che però non vedi, con le quali non incroci gli sguardi, e quindi io credo che potrebbe dare un senso a tutto quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, potrebbe essere proprio immaginare per il futuro un festival che si sviluppi in un modo e anche contemporaneamente in un altro, per cui un'apertura sicuramente all'online, a tutto quello che quest'anno siamo stati obbligati e saremo obbligati a fare, ma che per il futuro potrebbero diventare invece così dei punti in più per il festival. Intanto di Rienzo non è caduto dalla sedia. Non ha avuto un mancamento. No, è già un buon punto. Alla mia età cadere dalla sedia sarebbe disdicevole e soprattutto pericoloso. No, il discorso è che già con i social attivissimi necessariamente, e meno male, ci sono, l'online articolato era già un altro modo di seguire, fruire il festival. Magari non come lo si sta facendo adesso in alcuni casi, e lo faremo da Trieste esclusivamente online per le ragioni che sappiamo. Però mettere su certi canali delle immagini, dei filmati o creare degli eventi che possono essere dal vivo in streaming, eccetera, è evidente. Poi tutto non può andare in streaming perché la giornata rimane di 24 ore, la settimana di 7 giorni, bla bla bla. Però è chiaro che ci si può articolare su più binari per poi arrivare tutti nella stessa stazione, evidentemente, con un po' di discrasia fra i treni, ma in orario. Cioè, nel senso che ciascuno col suo binario.
E credo che questo, ripeto, già esista, perché esistono le situazioni online che riguardano i festival e tutto il resto, i musei, le programmazioni teatrali, insomma, inutile che ne parliamo, a parte la vita privata che sta troppo online, per la verità. Quindi sono convinto che l'idea di Chiara è telepatica, si potrà, si dovrà realizzare, molti altri dovranno e vorranno farlo, augurandoci di non essere costretti per motivi virali, è il caso di dire, epidemiologici, però alcune cose possono essere fatte solo online e altre magari saranno fatte soltanto dal vivo. Per il resto c'è tutta la possibilità di moltiplicare i pubblici e di sfidarsi nel tentativo di fare la cosa che il cinema deve fa da sempre, sorprendere e comunicare. Allora, noi vi ringraziamo entrambi perché è stata più di una riflessione su un festival, è stato oltre, uno sguardo molto interessante su quello anche che potrà essere il futuro magari del cinema e dei festival italiani di cinema. Vi ringraziamo e vi facciamo l'in bocca al lupo. Grazie e buona fortuna. Perché ormai siamo imminenti. Sì, grazie. A presto. Grazie. Buon lavoro a voi. Altrettanto, assolutamente sì. Senz'altro. Lo Shorts International Film Festival di Trieste dal 4 al 12 luglio, edizione online, ospitata da My Movies e dai canali ci social andremo. Ovviamente nel festival. Ci andremo saremo da qui. Presenti, da qui. Ma distanti ovviamente, perché questa è la costrizione, aspettando le forme ibride magari del futuro che ci sono state insomma in qualche modo annunciate dalla Presidente Omero e da Maurizio Di Rienzo. Vedremo come andrà nei prossimi anni. Molto bene, direi che siamo in chiusura stavolta. E voi continuate a seguirci, seguiteci sempre sul 264. Vi diamo appuntamento a presto. Ciao da Piercarlo. E da Francesco. Ciao.